Salve a tutti, io sono Vali Master e oggi sono qui a parlarvi del Savoia Marchetti SM81, detto pipistrello. Progettato da Alessandro Marchetti, l'SM81 compì il suo primo volo nel 1935 e, viste le buone prestazioni complessive, la Regia Aeronautica ne ordinò un discreto lotto. L'aereo era un monoplano ad ala bassa, realizzato in multimateriale con carrello fisso ed era propulso con tre motori Piaggio P10RC35 da 670 cavalli, che gli permettevano di raggiungere i 340 km orari con un'autonomia di 2000 km. Il pipistrello era difeso da 5 mitragliatrici Breda da 7,7 mm. Aveva un equipaggio di 6 uomini e poteva portare 2000 kg di bombe. L'SM81 venne subito impiegato nella guerra d'Etiopia e in seguito in quella spagnola, entrambi test poco attendibili per valutare l'aereo seriamente. Il pipistrello, nonostante la sua robustezza, che gli consentiva di assorbire danni notevoli in combattimento, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale appariva già superato, tanto da venire sostituito come bombardiere dall'SM-79. La sua produzione cessò nel 1938, dopo che ne erano stati consegnati 534 esemplari, e fu trasformato in velivolo da trasporto truppe, sia sul fronte africano che su quello orientale, dove si dimostrò abbastanza utile nella nuova veste. Come curiosità storica, si ricorda che un modello da trasporto dell'SM81 fu utilizzato come velivolo personale di Mussolini. Per la produzione del pipistrello vennero usati diversi motori: l'Alfa Romeo 125, 126, il Piaggio P10 ed altri ancora. Per oggi ho finito, se vi sono piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi. Grazie e ciao da Vale Master.